ma porco dea, ma la morta di... Buonasera, Sonny! Io sono Rick Mattone! Tu l'ha guidato qualcuno? Come si accende le sirene? R? Ma dove sta la spiaggia? Un bar? Ci sta un bar e una spiaggia? Un bar, una spiaggia, ma che a 707 ragazzi ci sta la droga? No, la spiaggia, madonna, qua non c'è niente. 118? Un locale aperto al 90? Mi scusi, dove sta una festa? Sto cercando una festa, sa dove sta? Dicono che ci siano molti ubriachi, molta gente che ha bisogno di aiuto, sai dove si trova? Oddio, non lo so, prova al Singida magari. Dov'è? Non lo so io. Dov'è il Singida? Verso la spiaggia. Il numero civico, per favore. Un attimino, vediamo. Sì, grazie, se mi puoi aiutare è molto gentile, perché mi è arrivata una telefonata urgente. Ok, allora, dovrebbe essere verso il... Ma lei è impegnata? Devo andare a fare le consegne, sono dell'import. No, nel senso fidanzata. Sì. Ah, lei è fidanzata? Mamma sì, mia, sì. Ma perché tutte fidanzate in questa città? Ma ecco, dovreste vedere verso il 304, sì. 304? Dovrebbe essere questo il sentito. Allora, qua. Mi scusi, sa dove sta il Singida? Qua, davanti a destra. Grazie. Ciao. Che cazzo è, oh, che è andata a risparmio? Perché non ci sta le luci? Una luce, un led, un lampione, niente, zero. E mi sono castrato, porca. Salve, ho una chiamata urgente. È una chiamata urgente. Tutto a posto? Sì, una chiamata urgente. Dentro al locale. Dottore, qua fuori. È qua fuori. La chiamata è anche fuori. È qua fuori, dottore. No, 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 fermati, no, la mia, fermati, dove vai? Fermati, scendi. È qua fuori, dottore. Fermati. Dottore, qui fuori, c'è un ferito grave. Dove sta il ferito grave? Qui, per la strada, venga. Fammi vedere, dove sta, chi è? Oh, eccolo qui. È quell'uomo in braccio a quell'altro uomo. Eccolo, è lui. Questo? È lui. Lascialo per terra, lo sistemo io, lascia per che terra. Che si... ne è crashato. No, fermati, dell'ambulanza. Robby Zona, lascialo per terra, Robby Zona. No, io non sono stato bene. Chi è che c'ha bisogno di aiuto qua? Per favore, ma non levi l'ambulanza dentro al locale? No, è una chiamata urgente, ma sì, no, è urgentissima, però mettila qua fuori l'ambulanza, toglila. Ok, arrivo. Ciao, io sono un uomo. Occhio, Carlo, Sei impazzito. Mi scusi, Carlo. Fai piano, Dio mio, fai piano. Mi dispiace. Scusi, avete bisogno di aiuto? Salve. Ma perché siete attaccati? Attaccati dalla nascita? Stiamo facendo un giro, certo. Ah, avete quella malattia, fratelli e sorella, che insomma, che nascono attaccati? Non siamo fratelli e sorella. Ah, che siete? Voi amici. E che sta sopra di te? Sì. Al contrario, no? Non si sa. Oh. Mi raccomando, se avete bisogno dei preservativi, chiedete a me che c'ho l'ambulanza, è pieno. Ah, va bene. Quanto li vendo? $50 l'uno. Ah. Minchia, ma è tanto. Come tanto? $50? Che sono tanti? Guarda, sì. se mi dà $300 gliene do 6. Te faccio sconto, 5,50, dai. 300, ho $300. Vabbè, dai, dammi una. Qui promette, okay, bene. Grazie. Sì, sicuramente. Ciao, ci caro. Darà. Sicuramente ci andiamo a vedere. Oddio, che... Trizzate, porca. Oh mio Dio, dottore, sta bene. Dottore? Ma che dottore, perca di amore? Io sono un clandestino. Ma dove vai quello? Dove sta il ghetto? Un ghetto. Andiamo dai Ballas, andiamo. Andiamo, porca troia. C'è nessuno? Ho ricevuto una chiamata urgente. C'è nessuno? Dove cazzo stanno tutti? 118? 118. Andiamo al 118. C'è nessuno? Oddio, non mi dica che arriva qualcun altro, ma qua non c'è niente. 105, va, andiamo. Che cazzo è qua? C'è nessuno? C'è nessuno? Non c'è nessuno. Porca troia! Serve aiuto? Serve aiuto? Tu, morto che strisci, ti serve una mano? Serve una mano? Devo restarlo? Serve una mano? Serve una benda? Una mano per aiutarlo. Sì? Ok. Dobbiamo andare assolutamente in centrale. Andiamo. Bravo, è così che si fa. È così che si fa. Andiamo. Grazie mille. Sicuri che è qua dentro? Sicuri che è qua dentro proprio avanti? Salve, ho ricevuto una telefonata. C'è un morto qui, per caso? Bisogna aiutarlo? C'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto? Un momento... No, ma lei è un infermiere? Sì, abusivo però lo sono. Ma come abusivo? Sì, cioè, nel senso, ora mi avete chiamato, però mi dovete dare $3,000 perché ce l'ha $3,000? $3,000? Oppure come la risolviamo qua? Ma levati dal cazzo! Come la risolviamo? Vuoi vedere come la risolviamo? Sì, fammi vedere. No, la risolviamo così, incredibile! Ma lei non è un infermiere! Così la risolvo, porca troia! Oh.
ok, mi dai i soldi, ti do i soldi. Ok, mi dai i soldi? Dammi i soldi. Ma da quando i soldi l'ospedale è così? Dammi i soldi. Che? Sei puntato, eh? Da cosa? Dalla telecamera che hai in testa? No, dalla pistola che ho dentro il mutante. Non la vedi? Vado a prendere questi soldi. Mamma mia, come sono quelli di oggi. Faccio come se fosse a casa tua. Dove vai? Dove vai? Fermati! Mannaggia Sant'Antonio, ma che cazzo ci sta? Io dimmi bello. Allora, io sono venuto qui, no? Ho parlato con un ragazzo con i capelli neri. Sì. Allora, mi doveva dare $3,000 perché ho assistito a una persona qui. Però non mi ha voluto da niente, è scappato via. Io sono cazzi tuoi, non sono cazzi miei. Eh no, io sono un'ambulanza, cioè ho bisogno che qualcuno mi paga perché io ho usato il Medikit, quindi questo qua se ne è scappato. Scappato via adesso. Senti, ce l'hai $6,000, non voglio risolverla in maniera cattiva. A botte, per favore. Sì, a botte. A botte. A botte ci faccio io a botte con te. Ah, con me tu vuoi fare botte con me? Sì. Sicuro? Sì. Sì? Capito sta... Porco diavolo, morto. Volevi prendermi, eh? Naggia te. Turbacchione. Ma che scendere da questa macchina, ti gonfio. Mi gonfi? Sì. Ma io ti gonfio di droga, altro che... Stasera ci vai dal meccanico, co... Ma che cazzo fai? Mi dovevi dare $4,000, testa di cazzo. Ma non erano 3.000 oggi? No, erano 4.000, stronzo, con gli interessi. Ma vaffanculo. Ma vacci tu. Ma che cazzo è? Una macchina che vola? Che è? Una macchina Harry Potter? E io voglio fare il finale, voglio finire in bellezza. Io voglio finire in bellezza, però... All'80 c'è il raduno? Vai, io! Andiamo all'80 allora! Sì, cazzo. Ok, se c'è il raduno e non mi bannano manco adesso... È grave. Se non mi bannano manco adesso è grave. Faccio uno strike micidiale, porca puttana. Li prendo tutti come i birilli. È quella questa? È quella questa? Qualcuno lo fermi. Semora, porco diavolo, preparatevi che semora. Aia, semora stasera qua. Sergio. Ah, porco diavolo. Ma dove vai? Fermi. Poverini, guarda, mi dispiace. Ehi, semora pure. Si fermi. Porca troia. Noni. No. E mo? Oddio. Che se famo? Oddio, Noni! Oddio! Cazzo! No! Basta pesa, porco diavolo! Mo che se fa? E mo se scende? E mo? Porco diavolo, morto! Se vieni ti regalo un'auto, se no no! Che auto mi regali? Io voglio questo, voglio un camion rimorchio, voglio! Altro che auto! E levate, porca troia! Per finire in bellezza un bel power game come si deve su un posto dove dico io! Oh, giusto per chiudere in bellezza! Giusto per farmi odiare proprio al 100%! Va! Bello preciso. Anzi, andiamo al 707, andiamo, raga. Al 707! Andiamo a vedere se ci sta qualcuno. Solo che prima devo fare rifornimento. Porca Eva. $1,000, cazzo. Come non c'è abbastanza? Io che mi ha rubato 50.000 dollari. 6 litri, ci sta la crisi. Oh, la benzina costa, che vedevo dire? Benzina costa, porca troia. Ma chissà se ci sta qualcuno al 707, porco diavolo. Se ci sta qualcuno al 700... Oh, chi cazzo è, porco diavolo? Ma te ne vai a fanculo? Fuori dal cazzo, mannaggia te. Noni, pompieri, acqua! Pompieri! La troia! Noni, porco! Ma porco diavolo, la morta, Dio! Oddio, che? Sono ancora vivo? Oh, sono ancora vivo, incredibile! Sì, mi ha arrestato Ninja. E che cazzo, mo chi me lo dà sto camion? Porca troia. Signore! Yeah. Ah, bello! Vuole fare festa? Sì, fammi passare. Me lo dai? Grazie mille, vuoi venire con me? No, vai. Sono venuto a sostituirlo io. Grazie mille! Perfetto. Porca troia. Oddio, secondo mano. Sopravvivo 5 minuti? In quella zona? Secondo me non si sopravvive, ragazzi, impossibile. Buonasera a tutti! Papo! Buonasera a tutti! Sì!
No, come si frena, porco diavolo? No! Non è! Non è! Non è! Ma non ci sta nessuno! Ah, ci sta solo un ninja, ci sta! Come si va sopra? Signore, ma che sta facendo qua? Ci sta un modo per salire sopra un camion? Ma come si fa qua? Oh. Ah, ma lei vuole salire proprio sopra, sopra? Sopra! Ah, perché vuole... ma deve ballare, che deve fare? Sì. Aspetta, te lo trovo io il modo, aspetta. Vieni qua, non ti muovi. Ah, ma è un admin, cazzo, ma è un admin. E niente, mi sa che non viene nessuno a ammazzarmi qua, ragazzi. Guarda che trampolino che ti ho portato. Carro funebre. Questo è per augurarti buon anno. Grazie. Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace tantissimo, ma mi sa che oggi non è possibile farmi la droga. Non ci sta nessuno che farmi la droga qua, purtroppo. Non ci sta nessuno. Ah, la prossima volta che entro, ragazzi, ma ci sta sempre gente che qua farma, credo. O no? Bello, la prossima volta mi preparo una bella playlist no copyright. Musiche belle che spingono parecchio proprio da rave party. Mi metto quello furgoncino sotto. Faccio radio metallo, porca puttana. Radio metallo, porca puttana, voglio una scritta qua, una livrea. Ho scritto radio metallo su sto furgone, cazzo. Vado in giro per la città a fa metagame a tutti quanti, porca troia, con la musica rave. Oddio. Ma dove sto andando? È in centrale, qual è il coso? 63? 63. Ma te lo dico io, mo faccio radio metallo, ma devo trovare qualche matto che viene con me a ballare, a far casino. Devo trovare qualcuno da mettere dentro Pullman. Ma tanto dentro Pullman, quanta gente c'entra dentro Pullman? Pullman ci sta una ventina di posti, credo. Faccio la gang antidroga e me porto... La gang antidroga al 707 Radio Metallo, solo per voi. Mi metto a fare il vocalist, tipo gli inviati di Striscia la Notizia. Andrò sul cazzo a tutto il server, porca puttana. Non appena vedono me, non li faccio fermare. Ah, guarda qua. Guarda che coglioni. Ma dove cazzo lo vedi uno che fa il volo col furgoncino? Ma tu lo vedi? Un furgone. Ma per uscire da qua? Cazzo se esce da qua, porco. Che cazzo è? Madonna porta sto cazzo del posto qua dentro. Ma dove cazzo sono andato a finire? Dove devo andare, ragazzi? Ma che te piglia essere un corpo di mamma? Perché il 63? Che c'è il 63, cazzo? No? Oddio, 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 oddio. Non è, non è. Ha raschiato, porca puttana. Dove sta la caserma? 345? Polizia. La centrale della polizia. No, sta al 63, la centrale della polizia. Oh, al 63 sta la costa della droga, dai. Non è porco diavolo, morta diavolo, addio. È qui la festa, eh? Ma che mi tocca farmi la retromarcia, porca puttana. Ma retromarcia, chi cazzo ci sta andando in retromarcia, porco? Scusi, permesso, 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 permesso. Permesso, 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 permesso. Oh, scena dal mezzo. E facetemi passare che devo andare a casa. E su, ma me fai passare una porca troia? Leva sta macchina qua, va a un culo qua. Che cazzo fai? Nonni, oh, lo furgo mio. Dove va? Oh, ma è lo furgo mio. Fermati. Si allontani, signore, si allontani. E io mi allontano, però perché mi... Ma io devo passare per di là! Ma lontano, ma lontano! Sì, per prendere la rincorsa, mo te lo dico io! Ci senti? Dritto per dritto! Sì! Levatemi, porco diavolo morto! Dritto per dritto! Oh, e fa, madonna, questo! Non mi fermerete mai! Ma non è un problema, li faccio fare un bel giretto in centrale e lo lascio lì per 48 ore. Sì, me te magno. Anzi, lo lascio sul cigliato ammanettato. Sì, perché diavola. Ma io so, sai chi sono io? Io sono un padre eterno. Nessuno mi può fermare. Sono infermabile, cornuto. A pupazzo, ma mangia per un cazzo. Nessuno mi può fermare. Dove sta la centrale della polizia? Ditemi dove sta la centrale della polizia, ragazzi. Ma siete sicuri che sta a 343? Ah, ecco la centrale. Si apre qua, cosa? Ah, si apre pure. Oh, la madonna. Sulle mani! Questa notte è la grande notte! Spiriti di merda! Sì! Stasera non si dorme!
uscire per fuori dalla centrale. Non si dorme stanotte, direttore! Direttore, stasera non si dorme! Vaffanculo, poliziotti di merda! La centrale è mia! Stronzi! Ah, stronzo, cornutelo di poliziotto! Arrestatevi, arrestatevi, arrestatevi! Signore, si fermi, forza! Signore, si fermi, signore, gentilmente, si fermi qui! Sì, no! Stasera signore, non si dorme! La dichiaro stato di arresto, signore! Non entri per rimanere in silenzio, qualsiasi caso di raffarase lo dice, non entri in tribunale! Ha diretto un avvocato, ora non potesse permettersene uno, gliene ha fornito un ufficio, ha compreso i diritti meno elencati, signore? Lei ha compreso i suoi diritti, invece? Sai quali sono i tuoi diritti? Sì, io ho compreso i miei diritti, carissimo! Andatene a fare in culo! Più tardi ci vado. Mi vuole accompagnare? Vai! Ascolti, il signore rosso mi ha rapinato. Signore, si fermi, per favore, forza. Si fermi. Fermate, fermate. Corri, 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 corri. Adesso, ragazzi! Vaffanculo! Non mi prenderete mai! Io sono un immortale! E la manettare, la puoi attendere, sono... Non ce la farei mai a ammettermi! Io sono immortale! Dai, per gentilmente, accompagnateli presso le celle. Accompagnateli presso le celle. Ma sei col signore con il cappotto rosso che mi ha rapinato. Portateli presso le celle, per favore. Hai 3 secondi per lasciarmi, perché io conosco i migliori avvocati. Ti faccio causa e ti mando. Ti mando in ergastolo, ti ergastolo, hai capito? Posso andarmene? Perfetto, allora spieghi anche la violazione di area militare. Quello con la violazione di area militare, la signora, la dichiarazione di arresto, ha il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa dirà o farà. Ma dove stanno i militari? Potrà essere utilizzato contro lei in tribunale, addirittura un avvocato, se non se ne può permettersi uno, gli sarà assegnato un ufficio, ha compreso i suoi diritti per come gli sono stati elencati, sì o no? Ma vai a dormire, che ci avrai 15 anni in croce, ti pentirai per questo, Gesù ti punirà. Ma guardi, non credo in Dio. Ah no? No. E qualcuno ti punirà allora. Signore, la dichiaro in stato di arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà potrà essere. Ha compreso i suoi diritti per come li sono stati elencati, sì o no? No, poi ripete? È l'ultima volta, la prossima volta però si aggiunge in traccia alla giustizia. Ok. Ma guardi, signore, la dichiaro in stato di arresto. Ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà o farà potrà essere utilizzato contro lei in tribunale. Ha diritto un avvocato. Cioè, ha compreso i suoi diritti per come li sono stati elencati, sì o no? E me la puoi ripetere un attimo? No, perfetto. Le aggiungo in traccia alla giustizia. La legge non ammette ignoranza. No, non è. Ignoranza, non ho sentito, scusami. Fermati. Io non voglio morire, ti prego, non voglio morire. Ma che è stasera? Ma che è? Ah, le manette. No, le manette me le devo togliere. C'è il modo di togliermi le manette? Le manette? Mazza quando si brutto, bravi. Grazie, anche tu. Che sta succedendo? Oddio. Vieni. Usciamo. Esco. Via. TPS in gorbo. Ma che TPS è nato? Andiamo. A paralisi. Muori, Dio. No, lo cazzo sta now. Aspetta, mi sono sbagliato. No, non sparare. Porco diavolo. E non voglio morire giovani. Non voglio, non mi sparare, porca troia. L'anima degli mortacci tua, te chi t'ha ammendato, porco diavolo. M'ha ammazzato. Ma che è successo qua? Ma io stavo a parlare con quello tipo, la dentro, poi è morto, poi. Tranquillo, resisti che c'è un kit medico qua da questa parte qua, mo vediamo che fare. Io mi sono venuti a prendere e mi vogliono rimettere nel barcone, vogliono rimandare da dove sono venuto. Prendilo, mettilo fuori. Aspetta che vado a aprire un kit medico. Io non ci voglio andare su Emeralds, Vai così non muore, vai così non me lo portiamo in ospedale. Mo glielo dico. Ma ci vuole tanto per esame, cazzo? Perché sono morto proprio? Lei è l'ambulanza, ma che cazzo sta succedendo? Porca puttana. Nuova spade, Caricatelo, veloce. Che carichi, porca puttana. Andiamo. Sì, sì. Un attimo, è contatto la centrale. Operazione pulitissima, colleghi. Complimenti. Oddio. Ma dove cazzo stai mannà? Ma qua si fa la droga, Oddio. Destinazione raggiunta. Avanti. Dobbiamo curarlo. Ah, allora, curiamo. Io ho preso il kit medico. Vai, ma che ce la fai? Ma che è successo? Senti. Salve. Ma io stavo in prigione. Noi siamo venuti a salvare. Questa è una zona protetta. Qua non ci può disturbare nessuno. Ah, sì? Sì. Ma come una zona protetta? È una zona protetta, non ci disturba nessuno qua. Sai perché? Perché?
Salve, salve. Salve. Ah. Immagino che mi state a rimandare su Emeralds RP. No. Io non ci voglio andare però, eh. Allora ci hanno riferito che sei scappato dal carcere e hai ucciso tutte le persone. Non è vero, non ho ucciso niente, non c'ho nemmeno una non pistola. E come hai fatto a uscire? Non lo so. Ma come non lo so? Ci hanno riferito pure che c'hai degli amici particolari al 707. Amici? Amici che vuoi andare a trovare una volta ogni tanto? No, assolutamente no, 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 io non ci vado a trovarli, no. Con un camion? No, oh, mai, ma che camion? Con la casa? No, ma che? Per caso volevo andarci con radiometallo? Secondo me volevo andarci con radiometallo. Radiometallo. va bene, mi sa che c'è un camion in arrivo. Ma un camion in arrivo? Adesso? Sì, sì, per lei, tutto per lei. Un camion speciale, bello nuovo, nuovo. Ma guarda che panza, ma quel fucile. No, non ci credo. Ma il guidatore non sa guidare. Nuovo. No, nuovo, senza una nuovo cassa però. Nuovo di zecca. La cassa gliela metti tu. Ora gliela monto io la cassa, signore. Andiamo. E vabbè, è tutto per me. Oddio. Sì, pure una madonna, ma che te, oh. Oddio. Tutta per te, tutta quanta per te. Vai, vai, ma che è la moglie dell'Onicone, ma... come regalo. Cara. Solo che qua la porto manco se apre. Signorina? E questo? Oddio. Tutto per te. Mi chiamo Lore. Che muscoli, Lore. Grazie, vuoi salire? Sul bus. Ah, pensavo sopra di te. No, 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 quello dopo. Ah. Ora sul bus, vieni, vieni. Allora. Vai, una buona serata, allora. Arrivederci. Una buona serata, prego. Salve, salve. Grazie, grazie. Ah, oh, che sta succedendo? Preciso. Troppo scintilli. Ma io pensavo che me, cioè, che me facevano tipo volare altrove. Invece no. Lo sapevi che carico 4 video a settimana di GTA? No? Bene, ora lo sai. Iscriviti e attiva la campanellina. Ciao belli, al prossimo video. We'll be right back.